Se Resto è un innovativo collare contro pulci e zecche che offre ai proprietari di animali 7-8 mesi di protezione continua del loro cane o del loro gatto in modo pratico e semplice. È disponibile in due misure diverse ed è autorizzato per l'uso nel cane e nel gatto. La tecnologia innovativa alla base di Seresto ne determina le caratteristiche di attività e durata d'azione. Seresto contiene due principi attivi, imidacloprid e flumetrina, che insieme esercitano un effetto sinergico. L'imidacloprid è un noto principio attivo che agisce contro le pulci adulte, gli stadi larvali delle pulci e i pidocchi nel cane. La flumetrina è un principio attivo che repelle e uccide le zecche adulte, le loro larve e ninfe, riducendo così il rischio di trasmissione di malattie veicolate da questi parassiti. Questi principi attivi sono conservati all'interno dell'innovativa matrice polimerica di Seresto. Le molecole si spostano per diffusione da un'area ad alta concentrazione all'interno del collare ad un'area a concentrazione più bassa sulla superficie del collare e formano un microstrato. Il rilascio dei principi avviene quando il collare entra in contatto con la cute e il mantello dell'animale, diffondendosi sullo strato lipidico presente sull'intera superficie corporea dell'animale. Una volta applicato il collare Seresto, il cane o il gatto sono protetti immediatamente contro le pulci e entro due giorni contro le zecche. Poiché i principi attivi scompaiono gradatamente col tempo, il basso dosaggio di imidacloprid e flumetrina sulla cute e il mantello dell'animale è reintegrato costantemente dal collare, offrendo 7-8 mesi di protezione su tutto il corpo dell'animale. Seresto è resistente all'acqua e non perde attività se l'animale si bagna. Seresto offre un progresso nel controllo dei parassiti ed è il frutto di molti anni di ricerche multidisciplinari rese possibili dalle competenze di Bayer nei settori della salute animale. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può essere nocivo. Chiedi consiglio al tuo veterinario.